Libera nasce dopo le stragi di Capaci e Via D'Amelio, è un coordinamento di alcune migliaia di associazioni in tutto il territorio nazionale e da un anno in 30 nazioni europee. Perché da una parte c'è la globalizzazione, diciamo così, della criminalità, delle mafie, delle forme di illegalità, di violenza, noi abbiamo globalizzato il ruolo e l'impegno della società civile. Perché bisogna non dimenticarci che dei beni immobili confiscati alla criminalità e alla mafia, attualmente il 36% sono sotto ipoteca bancaria, il 30% sono occupati dagli stessi mafiosi. Poi bisogna snellire, trovare delle modalità, delle collaborazioni per evitare tutto questo. Sui beni, purtroppo sui beni aziendali, su 1.091 beni aziendali confiscati alla mafia negli ultimi anni, solo 64 sono sopravvissuti. E allora le pubbliche amministrazioni si sono chieste cosa possiamo fare per fare in modo che si possa accelerare, si possa utilizzare, si possa concretizzare tutto questo. Mettiamoci insieme, pubblico, privato, realtà varie, per fare un passo in più nel rispetto di procedure, del lavoro del legislatore. Io credo che la legge deve essere integrata, certamente migliorata per essere veramente più puntuale. Beh, pubblici dipendenti, questo vale per tutti, è un problema di sentire che il cambiamento ha bisogno di ciascuno di noi. Noi siamo il cambiamento, ognuno ha il suo ruolo, la sua professione, le sue responsabilità, ma io credo che dobbiamo sentirci corresponsabili anche nel contrasto alla grande criminalità, ma anche alle forme di corruzione e illegalità, c'è bisogno del contributo di tutti. Deve cominciare dalla nostra coscienza, dal nostro conoscere, dal nostro impegno, questo creare la speranza. La speranza oggi si chiamano progetti, si chiama impegno, si chiama coraggio, si chiama serietà, si chiama coerenza, si chiama continuità. Parla di cambiamenti, credo sì, oggi migliaia di scuole portano avanti dei percorsi, dei progetti, il 70% delle università italiane portano avanti di questi percorsi, si sono firmati dei protocolli proprio per operare, per approfondire, per fornire gli strumenti di lavoro ai ragazzi nel mondo universitario. È possibile già comprare in supermercati i prodotti di Libera, che sono frutto di lavoro vero, di cooperative, di giovani sui beni confiscati, e anche questo è un segno di speranza. E questa esperienza un anno fa l'abbiamo portata al Parlamento europeo e proprio pochi giorni fa, la settimana scorsa, il Parlamento europeo ha licenziato questa sua legislatura con una sottolineatura chiedendo al prossimo Parlamento di dare continuità, parlando della confisca dei beni a livello europeo e dell'utilizzo sociale di questi beni.